Io quello che dico sempre è che rappresento e ho l'onore di rappresentare e dirigere degli infermieri davvero molto esperti, molto competenti nell'area dell'emergenza. L'esempio che faccio sempre è come se noi addestrassimo soldati in continuazione alla guerra, diciamo così, questa è una guerra, quella al virus, e adesso insomma noi mettiamo in campo i nostri soldati migliori, che sono sicuramente tutti i colleghi dell'emergenza che io rappresento in questa USL Sud-Est. I professionisti del mondo sanitario sono stati accanto ai cittadini in questa pandemia, primi fra tutti gli operatori del 118. È Cinzia Garofalo, direttore delle professioni infermieristiche del 118 della ASL Toscana Sud-Est, a ricordare l'alta professionalità che contraddistingue appunto gli operatori aretini. Tra le novità che presto verranno toccate con mano anche dal cittadino, l'infermiere di famiglia. La figura dell'infermiere di famiglia è una figura fondamentale per la presa in carico del cittadino e per la prossimità, quindi alla vicinanza all'utenza, proprio al loro domicilio, lì insomma dove è la loro sede naturale che stiano. L'USL Sud-Est ha investito molto su questa figura dell'infermiere di famiglia e di comunità, è già partito un progetto sulle tre province, con fatica, insomma è un progetto nuovo, siamo solo all'inizio, però siamo certi che raggiungeremo grandi risultati. C'è proprio una cultura di presa in carico e di vicinanza molto forte qua in Sud-Est.